Quando ho comprato la mia prima batteria ho avuto un problema, nel senso che io ho acquistato la mia batteria e mi è arrivato questo. 1, 2, 3 eppure 4. Quindi ho avuto un po' problema perché mi sono trovato viti di un certo tipo, gambette, pelli sparse eccetera all'interno di questi scatoloni, e quindi ho detto ok, ce la posso fare, ce l'ho fatta, ma ho sbagliato un sacco di cose. Quindi questo voglio sia un tutorial per chi sta acquistando una prima batteria, per un padre o una madre che vogliono aiutare il figlio a montare la batteria, per chiunque voglia imparare veramente a montare o comunque assemblare una batteria partendo da zero. Ho deciso di fare questo video perché in realtà un video su come si monta la batteria l'ho già fatto e ve lo lascio qui sotto in descrizione, ma un video su come si assembla proprio da zero una batteria probabilmente non c'è. Quindi ho detto ok, spieghiamo a tutti come si fa. Ovviamente ogni batteria è diversa, ma in generale le cose da montare sono sempre le stesse. Quindi oggi ho preso una Energy di Gretsch, tra l'altro ringrazio strumentimusicali.net per avermela mandata, e direi di partire dallo primo scatolone che bisogna prendere, almeno secondo me bisogna prendere, cioè quello più grande, che è sicuramente quello che contiene la cassa. Taglierello, mettiamoci qui. Allora abbiamo il nostro bel pacchetto e andiamo ad aprirlo e vediamo che sorprese ci riserva. Ecco cosa ci troviamo. Allora, innanzitutto ci troviamo questo che mi sembra vuoto, questo probabilmente è solo di protezione, questo già mi piace quando mettono le cose di protezione per far stare tutto fermo, sì, di protezione, può andare tranquillamente là, non devi più proteggere nulla. Allora, qui abbiamo delle pelli, che sono pelli per cassa, che vi faccio vedere, poi le mettiamo momentaneamente. Ops. Non c'erano solamente le pelli per cassa, ma ci sono due pelli per cassa e due pelli più piccole, che sono le pelli del timpano. Queste pelli qua del timpano non è detto che le troviate smontate, in questo caso sì, ancora meglio così vi faccio vedere. Le pelli della cassa praticamente sempre smontate. Perché? Perché, allora, questo lo metto qua, perché se guardate e vi faccio vedere da questa camera qua, qui dentro, come potete vedere, all'interno c'è la cassa, che è questa qua più grande, il timpano, che è questo qua più piccolo della cassa, ma comunque il più grande come tamburo rispetto a tutti i tom che ci sono, e poi in fondo c'è un tom che per fortuna è già montato. Questo qua molto spesso il tom lo troverete già montato, quindi figata, non dovete fare niente. Già montato semplicemente significa che trovate il fusto con le pelli sia da una parte sia dall'altra, sia la pelle battente sia la pelle risonante, già montate. Quindi questo lo potrete prendere, lo potete mettere qui e potete dimenticarvelo finché non dovrete andare a montare la batteria completa. Allora partiamo, come vi ho detto, dalla cassa. Quindi pigliamo il nostro timpano, che è quello all'interno della cassa, imballato molto bene tra l'altro devo dire, ce lo mettiamo un attimo qua di fianco, andiamo a prendere uno in realtà per adesso, questo qua è il cerchio di rinforzo della cassa, lo togliamo anche questo un attimo, togliamo praticamente tutto fino ad andare a prendere il fusto vero e proprio della cassa, che è questo qui. Quindi sballiamolo, che figata sto colore. Fusto, cassa, preso, ce l'abbiamo qui. Adesso andiamo a tenere solamente questo fusto della cassa, uno di questi cerchietti qua che devono essere grandi come la cassa e l'altro di questi cerchietti qua che devono essere grandi come la cassa. Li vedete bianchi perché sono imbustati. In realtà adesso vi faccio vedere, li sbusto e poi montiamo la cassa. Quindi cassa, mettiamo qui che si veda bene, andiamo a sballare questi cerchi qui della cassa, che sono in realtà i bordi, i cerchi di come si chiamano? Non mi vengono i nomi, vabbè, avete capito, quelli che ci sono per tenere la pelle. Andiamo a sballarli tutti, magari qui velocizziamo un po', va? Uno lo appoggio qui e l'altro, ehi, scotch, ho fatto una cavolata a fare questo video per terra perché ho già male alle gambe, ma non fa niente, andiamo. Tutta questa roba la mettiamo qui e adesso abbiamo i due cerchi
più il nostro fusto cassa. Quindi, adesso partiamo dalla prima pelle. Allora, prima pelle che andiamo a montare è quella battente, quindi quella dove andiamo a battere. Per capire dove montare quella battente, dobbiamo guardare il nostro fusto. Perché praticamente, come vedete, qui i tom, soprattutto su quelle economiche e medio-economiche, i tom saranno sempre attaccati alla cassa e dove c'è il reggitom, cioè questo qua, in questa parte ci andrà la pelle risonante, nella parte dove c'è il reggitom. Come potete vedere, il reggitom non è perfettamente in mezzo, ma è più spostato verso in qua. Dall'altra parte, quindi di qua, andremo a montare la pelle battente. Pelle battente che, in questo caso, come potete vedere, ce n'è una bianca e una trasparente. Quella trasparente e quella battente. Quindi, in generale, quella trasparente e quella battente e quella bianca o nera, perché potete trovarla sia in un modo sia nell'altro, e quella risonante. Quindi andate ad appoggiare la vostra pelle, andate a mettere il questo rotondo qui, oh, non mi viene il nome, raga, non mi viene il nome, non so che dirvi. Andate a metterlo in modo tale che, come potete vedere, ho preso questo qua che ha questo affarino qui attaccato. Questo è dove andremo ad azzeccargli, ad attaccargli il pedale. Quindi dovremo andarlo a inserire perfettamente dove ci sarà da, appunto, attaccargli il pedale. Adesso mancano le viti per andare a montare questa cassa, quindi le dobbiamo cercare. Nel pacco di prima mi sa che non c'erano. Qui non ci sono. Molto spesso le viti sono insieme al pacco della cassa. Se non ci sono, saranno in qualche altro pacco. Quindi vado a aprire a caso e vedo dove sono. Ah, no, 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 no. Questi sono i piatti. Trovato. Era proprio in quello delle aste. Prima ho guardato male. Quindi qui dentro, in questo pacco qua, ci sono tutti quanti, tutte quante le viti e tutto quanto. E tra l'altro vediamo se ci danno anche in dotazione una chiavetta, così almeno possiamo tirare direttamente con quella chiavetta lì. Quello che vi dicevo all'inizio del video è questo: voi vi trovate con una marea di queste cose e dite, ma che cos'è questa cosa? Che cos'è quest'altra roba? Boh, chi lo sa? E quindi fate un po' fatica e direi che ci sta. Allora, apriamo tutto quanto. Questo video sarà un po' lunghetto, ma voglio spiegarvi bene, 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 bene come si fa. Quindi, vabbè, lo lasciamo qua, dai. Allora, qui che cosa abbiamo? Abbiamo delle vitine colte, ve le faccio vedere di qui, delle vitine colte, che non ci servono per adesso. Delle vitine lunghe che ci servono e questi affari qua che praticamente ci servono alla grande. Adesso vi spiego. Allora, questo è quello dell'umidità, via. Allora, adesso dovete andare a prendere uno di questi qui, e andarli a inserire, ve lo faccio vedere da questa camera qui, andarli ad inserire, vedete che ha questo uncino, diciamo, sopra, andate ad azzeccarlo sul cerchio, stando attenti che combaci con questo blocchettino qua. Perché con questo blocchettino qua? Perché successivamente andremo a prendere una di queste viti lunghe, ne prendiamo una soltanto. Ah, eccola qua la chiavetta, molto bene, danno anche la chiavetta in dotazione, quindi fico, mettiamola qua. E andate a fare in questo modo. Vite, rondellina piccola, non so se si vede, ma questa rondellina qua, andate a mettere la rondella dentro, alla vite, e poi andate a inserire all'interno del foro che c'è qui, vedete che c'è un forellino, andate a mettere sulla cosa, sul cerchio, la vite dentro il foro e dal foro dovrà andarsi a inserire all'interno del blocchetto. Successivamente potete avvitare e, come vedete, non esce più nulla. Quindi avvitate, avvitate, avvitate con la chiavetta che ti danno in dotazione, avvitate finché arriva a incominciare a tirare un pochettino e basta, rimanete lì e andate avanti. E questo lo fate per tutti quanti i blocchetti che ci sono, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 da una parte e 8 dall'altra. Ho perso una rondella. Eccoci qua, tutto fatto. Adesso quindi tutta questa parte qua
non ci servirà, l'appoggio un attimo qui perché ci servirà poi per la pelle risonante. Come potete vedere qui ho fatto tutto, nel senso ho inserito tutte quante le viti all'interno dei blocchetti. Quello che vi consiglio di fare non è di tirare al massimo tutte queste viti, unica cosa, fate in questo modo: tirate con le mani al massimo le viti e basta per adesso. E consiglio, anziché tirarle da sopra in questo modo qua, fate questo: prendete la vite di qua e tirate al massimo di qui, e lo fate per tutte le viti senza impazzire, non dovete farvi male alle mani, ma le tirate tutte quante. Dopo averlo fatto, se volete potete dargli un mezzo giro di chiavetta ad ognuno, in modo tale da non rischiare che niente esca dalla sede. E per adesso basta. Giriamo la cassa. Allora, in questo caso quello che potremmo fare, non lo farò perché poi proverò questa batteria, uscirà un altro video in cui la provo questa batteria, spero siate contenti che esca un altro video, se è così scrivetemi nei commenti contento. E comunque uscirà un altro video in modo tale da fare una mini serie, prima montaggio e poi suonaggio. Volendo, qui potreste mettergli un cuscino, non troppo grande, ma un cuscino buttato proprio all'interno prima di andare a montare l'altra pelle. Io appunto vorrò provare la batteria proprio così com'è, quindi la lascio flat, senza nulla. Vado anche in questo caso a rifare la stessa cosa, quindi vado a montare la mia pelle sopra, vado a prendere il cerchio e vado a rifare la stessa cosa di prima, identica, quindi pezzettino, rondella, vite lunga, e rifaccio la stessa identica cosa. Attenzione che mentre fate questa cosa potrebbe muoversi un po' la pelle, quindi attenzione a lasciare la pelle in modo tale che il logo sia dritto. Anche in questo caso velocizziamo un po' e ci vediamo alla fine. Molto bene, abbiamo fatto tutto, anche qua mezzo giro di chiavetta in modo tale che non ci sia nessun problema e nulla esca dalle varie sedi, e poi siamo a posto. Per la cassa abbiamo finito, abbiamo montato tutta la nostra cassa, sia pelle battente sia pelle risonante. Adesso anche la cassa la possiamo mettere da parte, e poi, dato che le mie gambe non ce la fanno più, io mi sposto sul tavolo per farvi vedere come si monta il timpano, ma sarà molto semplice adesso che avete montato la cassa. Ok, direi che qui si sta decisamente meglio, è il momento di montare il timpano, quindi per prima cosa andiamo a prendere le cose che ci servono. Pensa un po', il timpano, tutte le varie viti e rondelle che abbiamo avanzato prima, mettiamole qui, state ferme mi raccomando, le due pelli, una e due, che abbiamo preso prima, e infine la chiavetta. Quindi abbiamo tutto, andiamo ovviamente a scartavetrare, non è la parola giusta, ma comunque a togliere dalla plastica il nostro timpanwatz, e allora togliamolo dalla plastica. Che bella sta finitura, mi piace veramente tanto. Qui ci sono i due cerchi del timpano che sono attaccati già con una vite, l'hanno attaccati così almeno non rischiavano di uscire, ma stavano bene attaccatini al timpano, quindi togliamo queste viti perché non ci serviranno dopo, ma per adesso non ci servono. Una e due, molto bene, mettiamole insieme a tutte le altre viti, togliamo questi cerchi che possiamo appoggiare momentaneamente qui, e andiamo a prendere finalmente il nostro timpano, libero da ogni oppressione, libero da ogni plastificatura. Ciao! Adesso la questione è la stessa della cassa. Bisogna andare a prendere la nostra pelle, quindi in questo caso abbiamo due pelli, una con il marchio, non so se posso vedere, sì, col marchio qui, l'altra senza nulla, completamente trasparente, quindi quella completamente trasparente è quella da mettere sotto il timpano, quindi la pelle risonante. Quella col marchio è la pelle da mettere sopra. Quindi partiamo da quella risonante. Per capire dove inserire la pelle risonante, che questo per me quando ho montato per la prima volta la batteria è stato un problema, allora guardate il timpano, ok?
Dove sono i blocchetti? Come per la cassa, dove era quel Regi-Tom, quella cosa metallica? Allora, la pelle risonante va sempre vicino a questo blocchetto qua. Quindi mettete il blocchetto in modo tale che sia basso, nella parte bassa del timpano. Qui sotto andrà la pelle risonante. Quindi per montare la pelle risonante andiamo a girare al contrario il nostro timpano, gli appoggiamo la nostra bella pelle sopra e successivamente, come abbiamo fatto con la cassa per quanto riguardava il cerchio, che aveva il cerchio di legno, per i tom avremo i cerchi di metallo. Quindi anche in questo caso, come potete vedere, ogni cerchio ha un forellino e il forellino dovrà andare a combaciare perfettamente con il blocchetto, in modo tale da poter poi prendere la rondella, metterla all'interno della vite, metterla nel buchino del cerchio e inserirla all'interno del blocchetto e successivamente andare con le mani a tirare. Quindi anche in questo caso stessa cosa, e poi andiamo a tirare al massimo solamente con le mani. Poi al massimo, se volete, dateci un giro di chiavetta, ma prima di dare un giro di chiavetta dovete mettere tutte quante le viti. Sta camera di qua è veramente storta, mamma mia quanto è storta. Raddrizziamola un filo. Ah, ok, meglio. Ok, tutto montato, me ne manca uno. Ok, adesso come al solito mezzo giretto di chiavetta ognuno e fine. Poi possiamo passare alla pelle battente. Pelle battente che in questo caso abbiamo il logo, quindi come vi ho detto si capisce, ma è la stessa identica cosa. Posiziona la pelle, posiziona il fusto, no, che fusto, posiziona il cerchio e vagli a mettere sopra le viti tirandole solamente con le mani. Poi alla fine, quando hai messo tutte le viti, dagli un giro di chiavetta. Finito, adesso posso dargli un giro di chiavetta a tutti, e la cosa che faremo adesso sarà andare a montare le gambette del timpano, perché anche questa cosa qua è una cosa importante che... Ah, ne ho mancato uno. Oh, era dietro, non l'ho visto. Lo vedevate voi, ma io no. Dicevo, gambette del timpano che è molto importante saperle mettere, perché io la prima volta ho sbagliato. Quindi giriamo per prima cosa il timpano dal lato della pelle risonante, quindi con i blocchetti verso... che vabbè, avete capito. Andiamo a prendere le gambette del timpano che erano nella scatola, quella delle aste. Ta-tan! Gambette del timpano che vanno inserite all'interno di questo buco che c'è in questo blocchetto qua. Se vi giro il timpano così, qui, come potete vedere, c'è un forellino qui. Quindi, nel momento in cui voi andate a posizionare il timpano così, con la pelle risonante verso l'alto, prendete la vostra gambetta, andate a inserirla all'interno del foro. Se il foro è chiuso, basta svitare qua e si apre il foro praticamente. Andate a inserire qui e poi avvitate, e in questo modo la gambetta del timpano sarà perfettamente a posto. Importante, la gambetta del timpano deve sempre puntare, vedete che è storta, deve puntare all'esterno del timpano. Quindi questa cosa qua, cioè che il piedino va all'interno del timpano, no, ma sempre all'esterno. Quindi tutte le gambette devono sempre puntare all'esterno del timpano. E questo lo facciamo con tutte e tre le gambette, perché ovviamente senza tre gambette è difficile, con due non può stare in piedi, con tre diciamo che ce la fa. Non preoccupiamoci troppo all'inizio dell'altezza delle gambette, cerchiamo di metterle più o meno tutte uguali. Questa sarà una cosa che poi si farà in montaggio proprio della batteria, il fatto di cambiare cioè l'altezza delle varie gambette del timpano, in modo da essere poi comodi. Quindi terza gambetta messa, adesso il nostro timpano è pronto e possiamo anche già tranquillamente andarlo ad appoggiare in questo modo, e come vedete il timpano è a posto, sta perfettamente in piedi e non ha nessun problema. Allora, per quanto riguarda gli altri tom invece, vi faccio vedere. Allora, uno, come vi ho fatto vedere, è quello lì ed è già montato. L'altro che ho trovato, dov'era? Ah sì, mi sembra in questa scatola qua. Quando ho aperto tutte le scatole mi sembrava di averlo trovato qua, l'altro tom, perché se non sbaglio c'erano sia rullante sia tom. Esatto, quindi qui abbiamo il
rullante che dopo poi apriamo, e qui dovremo avere il nostro Tom. Questo cos'è? Dov'è il tagliarello? Yes! Questo è l'altro Tom, perché questa batteria è composta da una cassa, ovviamente, due Tom e un timpano, quindi batteria completamente standard. Anche in questo caso siamo fortunati, perché il Tom è già montato. In realtà molto spesso capita questa cosa, molto spesso i Tom sono già montati in questo modo. Se per caso vi trovaste dei Tom smontati, è la stessa cosa di cassa e timpano, ma soprattutto di timpano, perché avrete le due pelli, risonante senza logo e battente con logo. Comunque, se le avete tutte e due con il logo, mettetene una sopra e uno sotto, vuol dire che sono uguali. Andate a posizionare il cerchio come abbiamo fatto col timpano e poi andate a mettergli tutte quante le vitine. Potete tranquillamente seguire quello che vi ho detto per quanto riguarda il timpano. Funziona anche sia per il Tom sia per il rullante, ma il rullante state tranquilli raga che lo troverete sempre montato. Quello che non trovo io è la testa. Com'è possibile questa cosa? Guarda che è una roba assurda, eh? Perché il rullante è un po' più difficile, perché ha la cordiera, ha delle cose, ma non lo troverete mai da montare da zero, quindi non vi preoccupate. E poi pian pianino, con l'esperienza eccetera, imparerete a fare anche quello. Rullante dello stesso colore della batteria, ovviamente già montato. Per chi magari è proprio super alle prime armi con la batteria, vi faccio vedere il perché vi dicevo che il rullante è più difficile. Sto casino lo sentite perché sotto il rullante c'è questa che si chiama cordiera, che magari tiriamo un po' così potrebbe fare meno casino. Però appunto adesso abbiamo tutto, abbiamo montato la cassa, abbiamo montato il timpano, Tom 1 e Tom 2 sono già montati, rullante è già montato, quindi direi che siamo a posto. Allora prendiamo questo, uno lo mettiamo qui, l'altro lo mettiamo qui, va che bello, bello eh? Allora, adesso passiamo alle aste. Penso vi farò vedere qualcosa qui sul tavolo e qualcosa di là, spaccandomi di nuovo le gambe. Partiamo hardware, quindi partiamo dal pedale. Pedale, questo qua, infatti c'è scritto drum pedal, questo non mi serve a niente, una scatola vuota, ciao. Ok, allora drum pedal è già praticamente montato, sempre così, non preoccupatevi, non dovrete mai montare un pedale da zero, anche perché io non sarei capace a spiegarvi come montare un pedale da zero. Quindi pigliamo il nostro pedalozzo, avremo due pezzi di base, questo e il battente. Andremo ad attaccare il battente al pedale, finita lì, molto 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 semplice. Quindi in questo caso, allora andiamo a prendere il pedale, togliergli questa cosina che c'è, questa plastichina che strappiamo malamente perché è l'unico modo, e poi in realtà il pedale è questo qua, l'unica cosa, come vedete, è sganciato. All'interno, a video non riuscirò a farvelo vedere, ma all'interno di questa particina, no, magari riesco a farvelo vedere, ecco, vedete qui dove ho il dito che c'è un buchino, c'è anche dall'altra parte. Questi due buchini sono quelli dove dobbiamo andare ad inserire questa parte, vedete questa, è difficile farla video questa cosa, questa parte vedete che c'è sotto il pedale, dobbiamo andarla a inserire dove c'erano i due buchini di prima, quindi inseriamo uno, inseriamo l'altro e siamo a posto. Il nostro pedale è perfettamente a posto, funzionante, manca solamente il battente. Quindi prendiamo il taglierino, no, prendiamo il nostro battente, qui c'è una vite che andiamo a svitare un pochettino finché il buco qui dentro è libero. Nel momento in cui è libero andiamo a inserirgli il battente e poi andiamo a chiudere completamente la nostra vite in modo tale che tiri sul battente. E siamo a posto, il pedale è molto semplice da montare ed è, questo è già funzionante perfettamente, quindi questione pedale della cassa, tutto a posto. Successivamente sto andando in ordine per come monto io di solito, poi non è detto che questo sia l'ordine giusto, ma è un ordine che a me piace. E adesso, pedale del Charleston, comunque
facendo questo video, montandole praticamente tutti i giorni, non te ne accorgi, ma poi quando fai questo video che vai a pensare a ogni passaggio, cacchio, la batteria è veramente uno strumento difficile da montare, da montare, sì, perché ha tutte cose che si montano in modi diversi alla fine, quindi ci va un attimino di esperienza e all'inizio è un bel casino, per non dire cose brutte. Ma allora, qui abbiamo due parti. Abbiamo il pedale con le gambette, e anche in questo caso stessa cosa di prima, come potete vedere abbiamo la plastichina, abbiamo la plastichina del pedale che è da tirare via, adesso spero che non mi cada il pedale, ma la plastichina è da tirare via in questo modo, qui anche dello scotch che andiamo a tagliare con il nostro taglierello, svitiamo questa particina sopra in modo tale che le gambe si possano aprire, bello sto, bello massiccio sto pedale tra l'altro, chiudiamo, anche in questo caso avremo i due buchini dove andremo, dove dobbiamo andargli a inserire il nostro pedalozzo, 1 e 2, ok, e il pedale è a posto. A questo punto prendiamo l'altra parte, è composta da un'asta di queste qua più un'astina minuscola super sottile. Allora, cominciamo togliendo questo. Questo, via, non ci serve per adesso. Andiamo a girare il pedale in questo modo, così almeno potete vedere. Qui dentro, adesso proviamo a fare lo zoom come prima. Qui, come potete vedere, in questa parte qua c'è una, un qualcosa dove si può avvitare. E se andiamo a vedere questo, qui possiamo andare ad avvitare questo qui dentro. Non l'ho spiegata molto bene questa parte, ma comunque questo si avvita qui dentro. Quindi andate ad avvitarlo completamente il Charleston, finché arriva in fondo. Ok, molto bene. A questo punto prendete questa asta qua, andate a metterla dentro, andate a fargli entrare dentro questa astina minuscola, finché a un certo punto sentirete che fa un po' di problema, ma muovete un po' perché deve semplicemente entrare in un buchino, e uscirà in questo modo. Quindi esce e poi si deciderà l'altezza in fase di montaggio, andate a girare questa vite qua e l'asta non si muove più. In questo modo abbiamo l'asta del Charleston montata completamente, qui ne vedete solo metà, ma completamente dall'inizio alla fine. Quella particina che avevamo lasciato, che era questa qua, questa particina qua, non è a fuoco, ma vabbè, ecco qua, questa particina qua, ci servirà poi per andare a montargli il piatto. Per adesso possiamo tranquillamente prenderla, metterla qui dentro, avvitare in modo tale da non perderla e fine. Fine. Adesso ancora una particina qui al tavolo, che è il reggio rullante. Il reggio rullante ovviamente è un'asta fatta in modo completamente diverso dalle altre, ormai l'avete capito. Allora, il reggio rullante è composto da due parti. La prima è questa, che è una un'asta con tre gambette, solita roba come il Charleston. Abbiamo la vite, apriamo tutto, tutto no, però apriamo un po' in modo tale che sia stabile, chiudiamo questa vitina qua e andiamo a prendere l'altra. L'altra è un'asta a ragno, diciamo, perché girando questa vite qua possiamo andare a muovere come vogliamo questo, chiudiamolo in modo tale che più o meno l'asta diventi più o meno tutta dritta, e questo tubo qua, cioè questo tubolare qua, andiamo a inserirlo qui dentro. Lo inseriamo qui dentro e in realtà l'asta del Charleston, adesso lo faccio così solo per abbassarlo un pochettino, ma forse ho detto l'asta del Charleston, volevo dire l'asta del rullante è completamente montata. Come terrà rullante questa cosa? Così, perché queste tre astine che vedete si aprono e qui sopra si va ad appoggiare il rullante. Poi
una volta appoggiato sull'ante, qui c'è una rondella che si chiude e pian pianino che si chiude, come potete vedere, questi tre ragnetti vanno a chiudersi sempre di più finché bloccano il vostro rullante. Adesso andiamo di là e parliamo ancora delle ultime aste. Molto bene, allora facciamo un minimo di pulizia, va? Togliamo almeno un po' di cose che almeno non si vedano, dai, così sembra di fare un po' quelli che sono precisi, eccetera, eccetera. Allora, aste, sai cosa ho messo a posto? Allora, esistono principalmente due tipologie di aste, quelle a giraffa e quelle dritte. Allora, vediamo come sono quelle della Gretsch di oggi. Sono simili, però c'è una cosina in più che hanno. Allora, queste qua sono composte sempre da due pezzi, perché ovviamente le aste sono comunque abbastanza alte, quindi vanno composte, perché altrimenti ci arrivano delle scatole enormi. Io da questa camera non mi vedo, grazie. E quindi quello che dovremo andare a prendere è una parte, questa parte è quella con le gambette, come al solito possiamo sempre aprire le gambette e chiudere questa girella qui, e successivamente andare a prendere l'altra parte. L'altra parte è composta da un'altra asta che ha un tubolare, come potete vedere qui, tubolare, che andremo a insiccare anche questa all'interno dell'asta che abbiamo attaccato prima. La cosa bella di queste aste, che sono le aste da crash e da ride, è che noi, come potete vedere, abbiamo uno, due di queste viti che possiamo andare a girare, alzare l'asta per tutte e due, quindi in realtà l'asta può diventare anche altissimissimissimissima. Possiamo decidere tranquillamente quanto vogliamo che sia alta la nostra asta, e la figata di questa, che appunto è una come tipologia che si chiama asta a giraffa, è che ha una cosa in più, nel senso, se voi vedete questa parte qua, questa particina qua, anzi magari ve lo faccio vedere di qui che forse si vede meglio, questa parte qua, come potete vedere, io ho una vite aggiuntiva sopra. La vite aggiuntiva sopra mi serve perché di qua esce completamente un'altra astina. Questa non bisogna farla uscire completamente, ma bisogna farla uscire fino a quando sta quasi per uscire. Perché quando sta quasi per uscire, la figata e il nome asta giraffa viene perché se io faccio in questo modo, posso andare a far uscire l'asta così, e almeno oltre l'altezza io posso andare anche a lavorare in lunghezza, perché è molto importante, soprattutto quando avete più piatti, avere la possibilità di andare anche più in là con un piatto. Quindi le aste a giraffa sono, per quanto mi riguarda, secondo me molto meglio delle aste normali. Le aste normali sono quelle che non hanno questa cosa, quindi alla fine sono tutte dritte, per quello si chiamano aste dritte, perché arriva qui e voi girate questa particina qua e gli attaccate il piatto qua sopra e basta. Invece la figata dell'asta giraffa è che appunto voi arrivate fino quasi alla fine, la girate con la giraffa proprio, e poi successivamente girate questo qui e gli andate a montare il piatto. Vedete, il piatto prima poteva essere solo qui, adesso il piatto può essere qui, può essere qui, può essere qui, può essere molto meno come giraffa, ma qui questa è molto 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 più gestibile. Avete una e un'altra asta, vediamo solo se l'altra asta è a giraffa oppure è dritta. Io spero sempre che le aste siano a giraffa, perché per quanto mi riguarda sono più comode. Poi a qualcuno quelle dritte piacciono, a me non fanno impazzire, devo dire, però vabbè, infatti questa è dritta, perfetto. Allora, stessa cosa come al solito, aprite le gambette, gli mettete il tubolare dentro l'altro tubolare, e come vedete questa non ha la possibilità del giro che aveva l'altra, non ha questa possibilità qua, questo affarino qui non ce l'ha, questa ha solo il suo finale, quindi questa è l'unica cosa che può fare, è questo e basta. Quindi
Così si montano le aste, così si monta la batteria, si assembla la batteria. Adesso torniamo là che vi faccio vedere ancora un'ultima cosa sui piatti. Quindi facciamo un minimo di pulizia. Piattelli. Allora, vedete bene in camera? Mi ero dimenticato un pezzo, ragazzi, che c'è qua. Ha tutto questa batteria, tutto. Questo video dura 10 ore e mezza. Potrebbe essere il video più lungo del canale, eh? Allora, piatti Paist. Paist, se non lo conoscete perché siete all'inizio, è un buon marchio di... è uno dei più grossi, in realtà, marchi di piatti. Se non sbaglio, qui ci sono i 101, che secondo me, per cominciare, vanno bene come piatti. Secondo me vanno assolutamente bene come piatti. Allora, come piatti, qui dentro abbiamo un... Ride, un Crash e uno... No, che Splash. Un Ride, un Crash e un Charleston. Allora, partiamo dal Crash e dal Ride. Ve ne faccio vedere uno solo. Vi faccio vedere solamente il Crash come si monta. Tanto il Ride è perfettamente identico. Quindi, prendiamolo. Poi andiamo a prendere la nostra asta, quella dritta normale. Mettiamocela qui davanti. E in realtà questo è molto semplice da fare. Giriamo un po' la camera. Vi dicevo, è molto semplice questo, perché noi andiamo a prendere la nostra asta. Qui sopra c'è una vite che andiamo a svitare totalmente. Questa vite ce la teniamo in mano. Qui ci sono due feltrini, si chiamano questi, uno e due. Ne andiamo a togliere uno, andiamo a posizionare il piatto che ha un buco in mezzo all'interno della vite e andiamo a mettere un feltrino sopra e lo andiamo a chiudere con questa vite. In questo modo il piatto è fatto, cioè è a posto. Per quanto riguarda il Ride, volendo ve lo faccio vedere, dato che tanto appunto sto video dura 6 anni e mezzo, ma volevo essere il più possibile chiaro. Ride, stessa cosa. Mettiamo il Ride al posto del Crash, feltrino, vite e siamo a posto. Quindi questo funziona nello stesso modo sia per quanto riguarda le aste dritte sia per quanto riguarda le aste giraffa. Dovete sempre fare affidamento sui due feltrini, ne togliete uno, togliete la vite, togliete un feltrino e poi andate a inserire il piatto e rimontate tutto. Invece la questione un po' più difficile è quella del Charleston, perché questione Charleston in realtà è un pochettino, senza esagerare, più complicata. Andiamo a prendere l'asta del Charleston e ce la mettiamo qua vicina, ma in realtà più che l'asta del Charleston serve quel pezzettino che vi ho detto, per adesso lasciamolo qua, cioè questo qui. Allora, questo qua, come potete vedere, è composto da una parte dei feltrini, che in realtà non si vede ma sono due, e una vite. Andate a svitare la vite completamente, andate a prendere uno solo di questi feltrini qui che ci sono, che spero si vedano, adesso guardo se si vedono, ma spererei proprio di sì. Questo è uno dei feltrini, quindi di qua abbiamo ancora un feltrino. Andate a prendere il piatto con scritto top, perché il Charleston sono due piatti, quindi se guardate qui, questo Charleston qui ha scritto I hat top. Quindi andate a prendere la Yet Top, questa parte qua, andate a inserire il Charleston all'interno e successivamente andate a prendere un feltrino, metterglielo qui dentro, come potete vedere qua, e poi andate ad avvitare bene il Charleston. In questo modo voi avete il piatto a posto. E adesso possiamo andare a montare sull'asta. Prendete il piatto, lasciate questo un attimo qua. Prendete il piatto bottom, che è qui. Non semplice far vedere questo in camera, eh? Porca miseria. Piatto bottom, andate a mettere il piatto bottom al contrario all'interno di quella stina fine di cui vi parlavo prima. Andate a prendere questo, che questo dove abbiamo avvitato ha un buco. Andate a inserirlo sempre nella stina e il Charleston è montato. A questo punto
la cosa che potete fare per aprire il Charleston, dato che di solito il Charleston lo vedete così, è quella di alzare il Charleston, avvitare questa vite. Le viti vanno sempre a tirare su un'asta, così almeno la strada è ferma, e siamo a posto, abbiamo montato tutto quanto. In realtà, piatti fatti, ma aspetta, perché prendendo i piatti ho visto che con Gretsch c'è anche il seggiolino bello nero, carino nero. Allora, seggiolino, stessa cosa di sempre, poi spero di averla finita qua. Stessa cosa di sempre, apriamo le gambette, questa volta al massimo, mi raccomando. Andiamo a prendere questa che è la seduta, togliamo la plastichina e andiamo a mettere questo buco qua, sì, si vede, qui dentro. Questo non me lo metterà mai a fuoco, figurati un po'. No, ma fa niente, avete capito. Quindi andiamo a metterlo qui dentro, il nostro sgabello è a posto. Qui poi potete andare a decidere l'altezza svitando questo e poi riavvitandolo all'altezza giusta, però di base il seggiolino è veramente una cavolata da montare. Quindi non c'è più nient'altro, ce l'abbiamo fatta, abbiamo montato tutta la batteria. Chissà quanto è durato il video, io dalla registrazione che sto facendo ho veramente tanto come tempo, però spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia tolto i dubbi che magari avevate, per i dubbi che potevate avere per montare una batteria eccetera. Quindi spero di esservi stato utile, di avervi detto tutto quanto. Non vi faccio vedere come si monta proprio una batteria in questo video, perché in realtà la batteria, come si monta una batteria, ve l'ho già fatto vedere. Quindi direi che facendo questo piccolo recap abbiamo fatto tutto. Vi ricordo che qui sotto avete i link di questa batteria, avete i link di tutto, e voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net per avermi mandato questa batteria, per avermi permesso di fare questo video. E non sarà l'unico video con questa batteria, perché ne uscirà una poi dove ve la faccio sentire proprio. Vi ricordo che qui sotto in descrizione vi lascio anche il video a come si monta una batteria. Oggi vi ho fatto vedere più come si assembla una batteria da zero, poi come si monta, quindi in quel video andiamo in studio, non sarà con questa batteria ma tanto poco cambia, andiamo all'interno dello studio e vi faccio vedere passo passo proprio come si monta la batteria. Con questo vi ringrazio per essere arrivati fin qua, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, lasciate un like, iscrivetevi, andate sul sito Gas Drums dove trovate tutte le cose se vi piace il mio modo di spiegare, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!